Senza Strootman, partito per Marsiglia e con la voglia di replicare a Juventus e Napoli, la Roma carica contro l'Atalanta che si presenta senza 8 titolari, si presenta così, sotto shock, 74 secondi per il colpo di tacco, spalle alla porta di Pastore. L'Atalanta, Dzeko non riesce a prendere i palloni, allora glielo soffia addirittura Florenzi che accelera centralmente, spara col sinistro, traiettoria centrale, Gollini si fa sorprendere, ecco, cerca di far salire la squadra, 82esimo, Pastore per Manolas, eccolo il pareggio della Roma, nella porta in cui ha segnato l'anno scorso al Barcellona, questa volta va a mettere dentro il 3-3 contro l'Atalanta. La Roma attacca. Under rientra sul sinistro, parte il Ressone, il tacco rete, gol straordinario di Pastore che si presenta alla grande, Pastore ha fatto un gol meraviglioso. Diciamo che dei tre a Debure quello che si occupa della fase difensiva, attenzione a Florenzi, va in percussione, Florenzi in rete, Florenzi, la Roma riapre la partita. Parte Pastore, palla sul secondo palo, rete, ha pareggiato la Roma. Dovrebbe essere stato in mano l'asse all'ultimo tocco. Che avanza, supera la metà campo, va in verticale a servire Cengiz Under. Un po' di spazio per il turco che guarda in mezzo, una finta per entrare sul sinistro. Arriva il traversone, Pastore con il tacco! Pastore! Pastore! Ritorna in Italia con un gol fantastico! Giù bene con il petto e la controlla, poi gliela sottrae lo stesso Florenzi. Percussione di Florenzi che calcia! E trova il bersaglio, accorcia la Roma che è ancora viva! Batte Pastore col tocco sotto verso Manolas di controbalzo, 3-3, Manolas firma il pareggio. Il mancino di tacca Pastore, rete, eccolo qua come si è presentato il flaco di tacco. Molta attenzione, vediamo Dzeko, subentra Florenzi, rete, ha segnato la Roma, ha segnato Alessandro. Flaco, parte il cross sul secondo palo, rete, il pareggio del